Inguidaci, quindi, questo senso del dolore sarà sempre presente, tanto è vero che nella sua ultima silloge, Anelli del Tempo, che consegnò poco prima di morire all'amico fraterno padre Massimiliano Rosito e che verrà poi editata per Città di Vita, noi troviamo proprio un componimento all'ipotetico lettore che ora vado a leggervi e che ci dà idea precisa di questi elementi della poetica di Guidacci che suonano quasi come un testamento. Ho messo la mia anima tra le tue mani. Curvale a nido. Essa non vuole altro che riposare in te. Ma schiudile se un giorno la sentirai fuggire. Fa che siano allora come foglie e come vento, assecondando il suo volo. E sappi che l'affetto nell'addio non è minore che nell'incontro. Rimane uguale e sarà eterno. Ma diverse sono talvolta le vie da percorrere in obbedienza al destino. Ed ecco allora che intravediamo non solo questa compresenza tra il dolore e una tensione però alla vita, ma anche una sinergia tra il carattere monodico e quello corale che sempre caratterizzerà la produzione di Guidacci, perché Margherita Guidacci, pur partendo sempre da un elemento autobiografico della propria vita, della propria esperienza biografica, poi si allarga sempre verso gli altri, verso il mondo, in una poesia che diventa quindi universale.